Come forse avete già avuto modo di vedere, è stato recentemente pubblicato uno spot veramente toccante di The Last of Us Parte 2, che è accompagnato da una particolare cover acustica di True Fate, The New Order. Una versione molto più soft e lenta dell'originale, tanto da sembrare una canzone totalmente diversa. Ma il problema è che a quanto pare tale cover esiste già, e l'autrice ha fatto presente a Naughty Dog le evidenti somiglianze, tanto da far pensare addirittura a un plagio. Prima di parlarvene vi facciamo sentire qualche secondo di queste due canzoni, così che possiate farvi una vostra personale idea. I feel so extraordinary. Something's gotta hold on. I feel so extraordinary. Something's gotta hold on. La questione è di difficile definizione e probabilmente mette al riparo la software house da qualsiasi rivendicazione. Come detto, infatti, quella di Lott Kestner, la musicista protagonista della rimostranza, è già una cover dell'originale dei New Order. Dunque è probabile che un'altra cover, seppur decisamente molto simile per non dire uguale, come quella usata nello spot di The Last of Us Parte 2, possa essere utilizzata senza dover nulla all'autrice iniziale della cover. Teoricamente quindi non ci dovrebbero essere questioni legali di mezzo una volta che i diritti sono stati pagati agli autori originali, ovvero i New Order, ma certamente sarebbe auspicabile che Naughty Dog riconoscesse comunque i meriti alla Kestner. L'originale True Fate è una tipica canzone pop anni 80, con tanto di percussioni elettroniche, sintetizzatore e ritmica molto veloce, completamente stravolta nella cover della Kestner, che l'ha fatta diventare sostanzialmente una sorta di ballata per chitarra acustica. Come avete potuto sentire, Ellie, nel trailer, canta proprio la stessa canzone. La Kestner, riferendosi alla versione cantata da Ellie nello spot, ha addirittura citato la presenza di alcuni nuovi vocalismi che sono stati aggiunti proprio da lei nella cover e non sono presenti nell'originale. Restiamo dunque in attesa di eventuali dichiarazioni da parte di Naughty Dog o Neil Druckmann in persona, anche se è probabile che la questione si limiti solo a un riconoscimento formale dell'autrice della cover. Come avete potuto notare, questi sono giorni davvero travagliati per The Last of Us Parte 2, ma l'uscita si avvicina e a quel punto a parlare sarà finalmente il gioco. Se non lo avete ancora fatto, vi invitiamo a vedere lo splendido trailer in CGI che potete trovare sul nostro canale. E vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale YouTube e cliccare sulla campanella per attivare le notifiche e vedere tutti i nostri video. Vi ricordiamo anche di segnarvi sul calendario la data del 12 giugno alle ore 9 del mattino. Giorno e ora in cui uscirà la nostra recensione di The Last of Us Parte 2. L'appuntamento è al prossimo video, sempre qui su multiplayer.it.